La città di Tunisi in realtà ha due anime, quella della città nuova sorta nel periodo della dominazione francese che ha come centro culturale d'attrazione per la città di Tunisi l'Avenue Bourguiba, che in realtà viene definita qui un po' come gli Champs-Élysées di Tunisi. L'altra anima invece è quella della tradizione, quella della cultura, quella dell'antica Medina, dichiarata anche patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Bene, all'antica Medina si accede dalla Porta del Maro, Porta Francia, quella che vedete alle mie spalle, e attraverso i coloratissimi souk si raggiunge la grande moschea.